bentornati su Ginger Generation, io sono Laura e oggi sono molto molto contenta perché abbiamo una diretta speciale, ovvero avremo un'intervista con Francesco Centorame, che sicuramente tutti conoscerete come Elia di Scam Italia, non solo però perché quest'anno Francesco ha avuto veramente un anno incredibile, quindi sono molto felice che finalmente abbiamo l'opportunità di chiacchierare con lui e farci raccontare un po' tutte le cose che ha fatto, di raccontarci comunque di Scam, perché sapete che anche noi siamo molto fan di Scam, quindi anche io mi diverto tantissimo a farmi raccontare tutti dietro le quinte, di quello che comunque non abbiamo visto, di approfondire questa nuova stagione in cui Elia è uno dei miei preferiti. Intanto ciao a tutti quelli che stanno arrivando, fatemi sapere se anche voi avete adorato Elia in questa stagione, un po' tutti diciamo che lo stanno adorando, però ovviamente sono curiosa di sapere voi che cosa ne pensate. Come sempre io mi sono preparata un po' di domande, un po' ce le avete mandate anche voi, però se volete scrivere nei commenti delle domande mentre io e Francesco chiacchieriamo, fatelo assolutamente, io cercherò di stare attenta il più possibile, cercare di far intervenire anche qualcuno di voi. Adesso aspettiamo che Francesco si colleghi e ci faccia la richiesta, così possiamo iniziare. Intanto spero che siate tutti bene, non so perché, ma ogni volta che inizio a dire poi mi arrivano telefonate, quindi mi fa ridere questa cosa. Eccolo, è arrivato. Adesso si sta collegando. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando nel frattempo. Ero io che ti chiamavo. Ciao Francesco, ciao. Come stai? Guarda, bene. È assurdo perché ogni volta che inizio la diretta qualcuno mi telefona e dico: ma non mi chiama nessuno mai? ma sai, capita sempre così. Come stai? Sto bene, oggi in realtà sono anche felice, stranamente. Non so perché. Come stranamente? No, certo, sto bene. Che cosa ti ha reso felice oggi? Oggi mi ha reso felice il fatto che sto ristrutturando casa ed è stata una giornata proficua, ed è stata una giornata utile, si è fatto un sacco di cose. Fantastico, bene quando poi hai la sensazione che hai ottenuto qualcosa. Certo, in realtà è una scusa perché purtroppo, per fortuna, con il lavoro che faccio non ho mai la possibilità di sperimentare chiodi, cacciaviti, martelli. E quindi mi sto divertendo. E sei bravo in questo? Va! Diciamo che ci stiamo lavorando. No, perché io in quarantena ho cercato di sperimentarmi con chiodi, perché io vivo da sola, quindi ho detto vabbè, faccio io, assolutamente no. Ho fatto dei Vai danni assurdi, quindi ho detto ok, smettiamo di fare cose che non posso fare. Forse è meglio non farlo, però hai fatto bene a provarci. Esatto, almeno così so che forse voglio evitare. Allora, io sono super contenta di averti qui, perché vabbè, noi di Ginger abbiamo da sempre un debole per te. Tu hai fatto un'intervista bellissima che è sul nostro canale YouTube con la mia collega Paola. Che come no? Un po' di tempo fa e adesso tra sono super contenta. Scusami? Tra l'altro Paola, ho sentito Paola in quarantena perché stavo scrivendo uno spettacolo e le ho chiesto dei consigli. Grande, te l'ha detto. Che Paola Pirotti, che è giornalista di Ginger, studia anche sceneggiatura, quindi sicuramente è bello che vi siete sentiti. Mi ricordo che la giornata era stata molto carina e poi l'intervista era venuta molto bene, quindi sono molto contenta. E quest'anno noi ci siamo tutti ancora di più invaghiti di Elia in questa quarta stagione, quindi non vedevo l'ora di poterne parlare con te. Di che cosa? Sono qui. Allora, prima di tutto, visto che è una cosa che mi ha molto colpito, è che tra le domande che ci hanno mandato, tantissimi, veramente tantissimi, ci chiedevano un po' i tuoi inizi, come sei fatto un'accademia di recitazione, come sei arrivato a Scam. Quindi, per tutti quelli che magari non conoscono molto il tuo passato, ma ti hanno conosciuto con Scam, ci racconti un po' come sei arrivato ad essere Elia, come hai scoperto la recitazione e come sei arrivato a fare questo lavoro. Tu hai quanto tempo hai? Guarda, quanto tempo hai tu?
Devo stare qua anche tutta la sera, facciamo anche after, permetti, va benissimo. Allora, è una storia che fa un sacco di curve, come quando sali in montagna, abbastanza tortuosa, nel senso che io inizio a 18 anni con la teatroterapia, che è uno strumento che inizia ad avvicinarmi realmente a me stesso. Infatti, io dico sempre che da allora io ho iniziato a vivere la vita. Prima ero come penso tanti, inconsapevole, no? Vivi così fino a quando poi non inizi a far penetrare dentro di te le esperienze. Quindi ho iniziato con la teatroterapia e dopodiché mi sono trasferito a Roma perché ero rientrato in un'accademia a Roma e l'ho fatta per 3 o 4 mesi, fino a quando i miei genitori mi hanno detto: guarda, in realtà noi, sai, con l'accademia è difficile anche compensare con un lavoro, con un'entrata economica, perché ti riempi tanto Certo. tempo. Quindi mi hanno detto, cerca un lavoro. Io ho cercato per tanto tempo, non sono riuscito a trovare nulla perché con i tempi accademici era difficilissimo. E quindi dopo 3 o 4 mesi sono tornato, a Montesilvano, perché io sono abruzzese. Sono tornato a Montesilvano e ho detto, ok, adesso devo reinventarmi. Il mondo del teatro è finito. Invece no, ho trovato una scuola di recitazione qui a Pescara, ho iniziato a studiare, ho conosciuto una casting, ho fatto tanti workshop a Roma, tra casting, registi, attori, e una di queste è stato proprio l'incontro che mi ha cambiato la vita, perché mi ha detto: ma guarda, tu hai del materiale buono, cioè, come mai non hai ancora lavorato? Gli ho detto: guarda, in realtà a me piace fare teatro, con la scuola di recitazione avevo fatto 3 o 4 spettacoli a teatro, quindi ho detto: non mi interessa tanto il mondo del cinema, della TV, mi piace il teatro, mi piace qualcosa di più diretto. E però ho fatto: guarda, proviamoci. E mi ha fatto fare un colloquio con quella che ora è la mia attuale agente, quindi diciamo che è andata bene. E da lì è cambiata anche la mia visione della TV, del cinema, delle serie. Quindi diciamo che non ho mai avuto il sogno di fare l'attore. È stata una cosa in divenire. Comunque, conosco la mia gente e faccio i primi provini. I primi 2 o 3 vanno bene, i feedback erano tutti positivi. I primi provini erano sempre abbastanza imbarazzanti, anche perché io sono uno abbastanza sul lavoro perfezionista, quindi quando... Poi ne parlavamo anche con Pietro l'altro giorno. Fare i provini è una cosa difficile, quindi c'è anche esperienza nell'essere capace di fare un provino decente. Io farei una scuola su come approcciare un provino. Farei veramente una scuola. E quello di Scamma quando è arrivato? Tu sapevi già che avresti fatto il provino per Elia oppure hai fatto un provino generale per Scamma? No, io sapevo già, quindi, anzi, io sono stato, diciamo, in qualche modo fortunato perché al mio primo provino c'era già Ludovico. E quindi quando ti guida lui, diciamo che è più semplice anche capire dove va a parare il tuo personaggio. Il personaggio di Leo è un personaggio che cresce tantissimo nelle 4 stagioni e adesso finalmente in questa stagione, nella 4ª stagione lo vediamo un po' di più e lo vediamo appunto con questo rapporto con Sana che lui vorrebbe iniziare ma che non ovviamente lei ha altri programmi. Mi Ebbene, racconti un po' come l'hai vissuto tu questa evoluzione del tuo personaggio nella 4ª stagione? pensavo come avessi vissuto il palo di Sana. Anche quello se vuoi, perché visto che e soprattutto anche lì tu li vedresti bene insieme, Elia e Sana, ti sarebbe piaciuto vederlo affrontare questa relazione con Sana? Sì, ti dico sì, perché sono due personalità, quella di Sana che abbiamo conosciuto nella quarta, molto particolare. Quella di Elia, io purtroppo ho
ho un difetto lavorativo, ecco, perché appena vedo qualcosa anche da spettatore sono incuriosito e vorrei, io voglio scavare, voglio conoscere, una deformazione professionale. Quindi sarei molto, cioè per me sarebbe una relazione interessante. Tra l'altro tantissimi dei fan sono d'accordo con te perché la ship Sana e Lia è stata abbastanza importante. Adesso inizio a leggere qualcosa anch'io. Vabbè, comunque prima ti ho interrotto, come l'hai vista tu l'evoluzione di Elia in questa stagione, come l'hai affrontato? Bene, bene, ma in realtà l'evoluzione di Elia personaggio spalmata nelle 4 stagioni corrisponde anche con un'evoluzione mia di presa un po' più di consapevolezza riguardante il lavoro. Una consapevolezza che cresce con le esperienze. Fai 4 stagioni, comunque anche sul set ti senti più sicuro, vai spedito, poi abbiamo creato una famiglia. Quindi la cosa particolare è proprio queste rette parallele tra Francesco attore e Elia personaggio, che sono cresciuti insieme. E nella 4ª stagione devo dire che mi sono divertito veramente tanto, anche nella seconda. D'altronde sono le 2 stagioni in cui magari Elia è un po' più presente. Però l'evoluzione è stata molto bella. A me una delle cose che piace di più di Scam, e l'ho detto in tutti gli articoli che ho mai scritto su Scam, è il rapporto, è come è scritto l'amicizia maschile, e quindi il rapporto di questi quattro amici in particolare, che sono, secondo me, una delle cose più interessanti proprio di Scam. E ti volevo chiedere tu, in questo gruppo di amici, quanto hai rivisto la tua esperienza di amicizia maschile al liceo, ma anche adesso, e poi anche qual è il valore che dai all'amicizia nella tua vita. Bah, parto dall'ultima perché le altre le ho dimenticate. Io purtroppo ho una memoria, però l'ultima me la ricordo. Allora, il valore dell'amicizia nella vita è un valore alto. L'amicizia per me è molto importante, soprattutto quando è reale e sincera, perché sai, poi una persona ha tanti amici. Poi però ci sono dei rapporti unici che. Io ho tantissimi rapporti unici con cui ho un rapporto instabile, nel senso che non ci sentiamo tutti i giorni. Io non sono una persona capace di avere relazioni stabili, amichevoli, cioè nel senso non sono una di quelle che ti chiamano ogni giorno. Però quando ho voglia di sentirti c'è una verità di fondo. Diciamo che faccio fatica ad avere relazioni basate un po' sul superfluo, cioè non amo chiacchierare del nulla, ecco. È un po' particolare come cosa, No, però faccio fatica. questa cosa anche io sono molto così. Mi Cioè, fastidisco. Forse sono un po' pedante perché non riesco a fare, sai, i classici chiacchiere, no? Sono sì. di cose importanti, profonde, se amicizie profonde oppure non mi interessa. Sì, cioè nel senso, sì, vabbè, quindi Ah, un po' selettivo. E tu hai rivisto le tue amicizie nel gruppo dei ragazzi? E poi ti faccio una perché sennò poi te la dimentichi, poi ti faccio l'altra. Vai, grande. No, scherzo, falle e poi le No, rifaccio. vai, e poi le ripeto. sì, le ho riviste e anzi, in realtà Scam è stato un modo per dare l'occasione a me persona di dire, cavolo, hai visto, forse quella persona, nel rapporto con quella persona bastava essere un po' più sinceri, perché tante volte quando si hanno 16-17 anni non hai il coraggio di aprirti tanto, un po' perché ti manca il coraggio e l'esperienza, un po' perché non hai la consapevolezza e la maturità per farlo. Quindi da Scam ho imparato anche il coraggio nelle amicizie. Se potessi tornare indietro, sicuramente le cose andrebbero in maniera diversa. Proprio, sai, Scam in realtà è una guida vitale, un po' per esagerare, però ti insegna tante cose. Poi lì è molto diretto, anche nella seconda stagione, comunque quando affronta Martino,
Mi ricordo quando escono dalla festa che lo affronta, che gli dice cosa c'hai, qual è il tuo problema. Comunque lui è molto diretto, molto coraggioso anche in Sì. questo. Sì, è molto coraggioso in questo e a differenza di magari di Giovanni è un po' più impulsivo. Sicuramente dei quattro è quello più impulsivo, è quello più diretto, che non riflette molto. Tu tra di loro, in quale ti rivedi di più? Come amico? Come amico, sai, questa è una domanda difficile perché sono personaggi, ma sono anche elementi che possono costituire una persona. Cioè, io penso che ci sia dentro di me un Luchino, sicuramente, per fortuna. C'è anche un Elia, anche un po' troppo, molto istintivo. C'è un Giovanni, forse un po' meno, irriflessivo, un po' più maturo. E c'è un Martino, c'è un coraggio. Quindi penso che questi quattro personaggi in realtà siano degli elementi che vanno a costituire una personalità. Però, se devo dartene uno, ti dico Giovanni, un po' più Giovanni. Ok, e parlando di amicizia, mi racconti un po' il rapporto che hai con gli altri ragazzi del cast di Scam? Una cosa che tutti mi avete detto sempre quando, più o meno vi ho incontrato tutti, me ne manca qualcuno, ma più o meno vi ho incontrato tutti e tutti mi Chi ti avete sempre... manca? Chi ti manca? Andiamo a recuperare. Adesso guarda, per le dirette me ne mancano un po', però penso che dal vivo, sì, forse solo Benedetto non ho mai incontrato, gli altri mi sa che... Vi ho incontrato tutti prima o poi. Comunque, tutti sono concordi sul fatto che si è creato un rapporto speciale sul set, che siete una famiglia, che si è creato proprio un gruppo molto unito. Però ti volevo chiedere, appunto, se tu ci parli del tuo rapporto con gli altri ragazzi del cast, se c'è qualcuno che hai legato con cui hai legato in modo particolare. Ah, la risposta abbastanza scontata è ho legato in maniera particolare con il gruppo dei ragazzi, lavorando di più insieme. Però la verità di fondo è che quando c'è un'atmosfera bella sul set, le relazioni sono tutte ricche, cioè io da ognuno prendo qualcosa di positivo e cerco di dare tutto quello che posso dare, tutta la sincerità in una relazione così bella con persone così dirette come sono gli altri attori di Scam. Quindi si è creato un legame difficile molte volte su un set, ovvero un legame di sincerità e di amicizia vera. Cioè non è che tu finisci di lavorare, ci si vede domani sul set, finisci di lavorare. Oh, ci andiamo a fare una birra a casa mia? Oh, ci andiamo a mangiare una pizza tutti insieme? Cioè, è un legame che va oltre il lavoro. Beh, questo è che poi non è sempre così, quindi sicuramente è bello quando succede su un set. Sì, è vero. È bello. Tornando alla quarta stagione, molti ci hanno chiesto sia qual è stata la scena più difficile che la scena più divertente da girare. Allora, la scena più difficile e divertente è stata. Ma no, guarda, più divertente ti dico la sera del concerto. La sera del concerto perché io quando canto mi diverto proprio. Cioè, io mi diverto come quella sera, quel giorno in realtà sembra. Cioè, tu vedi nella serie, vedo un 3 o 4 minuti più o meno. Però siamo stati 10 ore a 8 ore a suonare, a cantare, fino a che non ci avevamo più le forze. Quindi la rifai, la rifai, la rifai, inizi a prendere dimestichezza con la canzone, cambi qualcosa, ti diverti. E la scena più divertente. Posso dirti che quello stesso giorno abbiamo girato anche quella scena in cui
Chicco Rodi, ma tu dici personalmente mia, cioè la scena più divertente che io ho vissuto o la scena che mi ha fatto divertire di Come più vuoi della tu, serie? come vuoi tu, puoi dirmi tutte e due anche. Nel frattempo è arrivato Pietro, quindi lo salutiamo perché ho visto il suo commento apparire, non volevo interromperti. No, in realtà io me l'aspettavo perché la cosa bella della nostra amicizia è che oltre al set, oltre alle case, ci uniamo anche qui e quindi ci divertiamo un sacco a scriverci, a darci fastidio o manforte a vicenda. E quindi non so che cosa ha scritto Pietro. Cosa dice? E il primo me lo sono perso, il secondo era tipo qualcosa su, tipo cantala, una cosa del genere. Adesso. No, ma in realtà sai che mi hanno detto che poi Rocco ha un'intervista, non so se sia alle 6 o alle 6 e mezza con Daniele Giannazzo, un altro ragazzo, e io non vedevo l'ora di andare lì a scrivere le minchiate, cioè ci divertiamo da morire. E la scena più divertente, io ho un debole per Martina Lelio, come per Federica come personaggio proprio. Quindi le scene più divertenti io ce l'ho sempre con lei, cioè nel senso, vedo sempre quando gli parte l'embolo e rivendica l'amicizia, l'orgoglio, oppure quando Sana decide di prendere la casa per avere la meglio sulle altre. Quelle sono scene che mi fanno, cioè c'è un'ironia di base che mi piace un sacco. Quindi queste. Poi in realtà così su due piedi ti dico queste, ma forse ce ne sono altre, perché ce ne sono tante che fanno ridere. Ma invece, visto che hai nominato il concerto, qual è la tua opinione sul nome della band? Ma c'è una stragrande maggioranza che vota i contrabbandieri, che a me piace molto, però devo dire che anche i Porri nell'Orto hanno. Diciamo il suo fascino. Sì, Beh, perché comunque. sicuramente è un nome che non passa inosservato, Sì, sicuramente, cioè, non lo legge, dice, ma certo. questo. Io a istinto avrei detto i Porri nell'Orto, non so perché, forse molto probabilmente perché rimane più impresso, però i contrabbandieri, la parola contrabbandieri in realtà ha un vissuto che ci lega, quindi l'emotività vince. Qualcuno scrive i contrabbandieri di Porri, che mi ha fatto molto ridere, potrebbe essere un'opzione. Contrabbandieri. Beh, Non si tratta quello. Contrabbandieri di Porri non mi fa impazzire perché mi dà l'idea di un movimento, non lo so, di un'autostrada, di smog. Invece i Porri nell'Orto mi sa proprio di natura, quindi farò di tutto per cambiare questo nome. No, non è vero, scherzo. Lasciamo un secondo Scam e volevo parlare di altro perché tu hai avuto un anno incredibile. Gli ultimi 12 mesi sono stati pazzeschi perché ovviamente c'è stato. A parte che adesso ormai sei in televisione continuamente con lo spot, quindi Sì. questa quarantena sei apparso continuamente in TV. Guarda, la cosa divertente è che io non guardo la TV, però ogni volta tipo mi scrivono: ah, ti ho visto. Anzi, se vuoi ti racconto un aneddoto molto molto divertente. E in questa quarantena sono tornato a Montesilvano, e anche in questa quarantena in realtà mi sono successe bellissime cose, perché ho fatto un Esatto, anche sacco quello poi ce l'ho tra le varie cose di di cui volevo cose. parlare. Comunque, c'è una signora che abita sotto casa mia che non vedevo da tantissimo tempo. E sai, lei è una di quelle signore che non è che va al teatro, quindi ha potuto vedere un mio spettacolo, o va al cinema, ha visto il film, lei vede la TV, ha visto la pubblicità. E ogni volta che io scendo sotto e lei vede la pubblicità, lei mi ferma e mi dice: ma scusa, ma eri in TV e adesso sei qua? Sei tornato, lei mi dice, sei tornato da Roma, perché lei è convinta che ogni volta vado a Roma, giro e poi torno. Cioè, dovrei andare a Fantastico. Roma tipo 7-8 volte al giorno, sarebbe un disastro. Ma poi tu saresti bravissimo perché la faresti esattamente uguale tutte le volte, quindi E dici. non è facile, sì, questa cosa me l'hanno detta, sono stato bravo perché è sempre uguale. Invece, ovviamente c'è Gli anni più belli con Muccino, che
È un progetto gigante per qualsiasi attore, ma poi soprattutto per un giovane attore è qualcosa di incredibile. Mi racconti un po' questa esperienza, per quanto si può raccontare, perché immagino che sia stato qualcosa di molto intenso. Sì, cioè quando parlo del film viene sempre in mente, più che in mente, proprio nel corpo, l'emozione è quella, è adrenalinica, è proprio, cioè è vibrante, è elettrica. Sul set c'è un'energia elettrica che Gabriele mantiene sempre costante perché vuole da tutti il massimo. E quando fai parte di un progetto così grande, così importante, è bello, ma è anche una responsabilità abbastanza grande. Io devo dire, l'ho vissuta benissimo. Io non. Intanto c'è mia mamma che sta annunciando, non so. Per fortuna La non viene a me. salutiamo, mamma. Non viene a me da starnutire perché non so starnutire, faccio sempre dei rumori strani. Sarebbe divertente, però adesso non viene. Parlavo del film. È un'esperienza che mi ha cambiato in meglio. Ci sono stati dei cambiamenti positivi, soprattutto perché ho sempre fatto, non ho avuto grandissime esperienze a parte Scam, a parte il teatro. Però esperienze di quel tipo che ti richiedono una concentrazione tale in cui tu devi sempre dare il massimo, cosa che tra l'altro faccio per qualsiasi cosa, che sia uno spettacolo a teatro, che sia un film, qualsiasi altra cosa. Però lì c'è qualcosa di diverso. Hai avuto una crescita soprattutto nel momento in cui hai la possibilità di rapportarti a persone che questo lavoro lo fanno da una vita. Tipo Kim, tipo Claudio, tipo Pierfrancesco. Tipo Micaela, sono persone con cui tu ti arricchisci proprio, hai tanto materiale. In più, sono stato fortunato perché, avendo girato dopo gli adulti, volutamente perché naturalmente io da ragazzo dovevo riprendermi tutte quelle che erano le movenze di Giulio Grande. Quindi tutto quello che era il movimento di Pierfrancesco, il modo di dire le cose, il modo di arrabbiarsi. Che da una parte avevi una traccia, ma dall'altra parte anche che responsabilità dover cercare di essere credibile in quello che faceva lui. Sì, però l'ho vissuta bene, l'ho vissuta molto bene, ci siamo aiutati tutti e questa è una cosa molto bella e questa è una cosa che è successa anche a Sanremo, perché a Sanremo in realtà il palco di Sanremo fa, cioè l'Ariston fa un effetto strano, ecco. Ma infatti io quando ti ho visto salire sul palco di Sanremo, perché non me l'aspettavo, sapevo che ci sarebbe stato l'intervento del cast, ma non mi aspettavo di vederti sul palco di Sanremo. Ho detto, oh mio Dio, chissà quanto saranno emozionati, perché comunque Sanremo è Sanremo per tutti. Sì. Sanremo e Sanremo anche per quelli che in qualche modo cercano di togliergli l'importanza per delle scelte. Però Sanremo ha una storia gigantesca. E salire su un palco che hanno calcato i più grandi, con la consapevolezza che avevo in quel periodo, è stata una bomba per me. Ma già dalle prove, dalle prove, quando vedi tutte queste grandi voci, queste persone mature nel mestiere e tu sei lì che magari ti tremano le gambe, forse ti trema anche un po' la voce, però dici: ok, sono qui con persone che stimo. E prima di entrare sul palco eravamo molto agitati. Poi io entravo per primo da solo, quindi capisci che un attimo di sono un po' disorientato. Comunque, la cosa funzionale è stata che Pierfrancesco mi ha detto: guarda, noi recitiamo tra di noi, tu mi guardi negli occhi, ci siamo io e te, il resto dimenticalo. Grazie, ho detto. Grazie, non è così facile, però è andata bene. Cioè, ho imparato anche lì a gestire l'emozione. Tra l'altro qualcuno scrive l'anno prossimo i contrabbandieri a Sanremo, potremmo lavorarci su questa cosa.
Sì, sarebbe una cosa rivoluzionaria. Invece, Credo ci sia bisogno di giovani rivoluzionari. raccontami di questa esperienza del libro e anche poi di questa esperienza che è durante la quarantena, comunque, giusto, tutta Sì, questa cosa. sì. Io faccio fatica a mantenere ferma la mente, quindi anche quando si è fermi col corpo e la mente va, anzi, quelli sono i momenti peggiori, perché durante la quarantena eravamo tutti nella stessa barca, cioè tutti nello stesso mare, però come diceva un nostro scrittore, eravamo nello stesso mare con diverse imbarcazioni. Essendo in mare con diverse imbarcazioni, ognuno ha alle possibilità che ha, quindi rimanere chiusi in una casa quando il pensiero e la mente vanno veloce, diventa difficile non poter conseguire un'azione. Quindi abbiamo detto, insieme alla mia ragazza, iniziamo a scrivere, scriviamo qualcosa su questo momento. Scriviamo uno spettacolo, scriviamo qualsiasi cosa. Abbiamo iniziato a buttare giù idee, abbiamo detto chissà quante persone in questo momento stanno vivendo questa situazione. E da quella curiosità parte il progetto, nel senso abbiamo detto ok, chiediamolo direttamente. Abbiamo fatto un open call, aperta a chiunque avesse voglia di condividere una riflessione o un'esperienza, poteva mandare una mail, una lettera, qualsiasi cosa, alla mail della nostra associazione. L'abbiamo buttata lì così per tenere comunque dei contatti saldi e per continuare a stimolare con creatività, cioè continuando a dare, soprattutto essendo seguito da un target giovanile, mi ha fatto molto piacere questa cosa di poter dare degli stimoli di curiosità ulteriore a ragazzi così giovani. Però non ci aspettavamo tanto, è una cosa più per piacere, ecco, per curiosità. Iniziano ad arrivare 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 140, 150 lettere. Tu dici, cavolo, organizziamoci meglio, organizziamoci meglio. Quindi nel giro di 1 o 2 giorni abbiamo messo su un format di dirette Instagram, coinvolgendo amici, colleghi, artisti e non solo. E abbiamo fatto queste interpretazioni dei testi che c'erano arrivati. In una di queste interpretazioni c'era un'editrice che si è incuriosita molto, ci siamo sentiti e da questo progetto nato così per fare qualcosa, per scrivere, per condividere un'emozione, è nato un libro che uscirà a luglio. Non so ancora il giorno preciso perché stiamo ancora lavorando ai dettagli, però ci siamo, uscirà a luglio e c'è una cosa molto 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 interessante che sono i QR code, queste cose innovative che io tra l'altro non conoscevo. E in poche parole, tu attraverso un'app del tuo telefono, ogni pagina avrà un QR code che ti riporterà all'interpretazione del testo. È Questa è una stata cosa più fatta. bella che abbiamo Figa. pensato, che è stata fatta. Quindi tu prendi il libro e ti fai la tua lettura e poi magari hai anche l'occasione di vederlo interpretato, che ne so, da Federico Cesari, da Rocco Fasano, da Antonio Catania, da Nini Bruschetta, da un sacco di persone interessanti. Ti faccio l'ultima domanda perché so che inizia la live anche di Rocco e non voglio toglierti l'opportunità No, di no, andare. no, 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 non ti No, sto preoccupare. scherzando, ma in generale comunque. Volevo chiedere, visto che vabbè, ovviamente tutti vogliono sapere della quinta stagione di Scam, ma che so che voi non neanche voi sapete niente, però ti volevo chiedere se tu potessi sperare qualcosa che ti piacerebbe esplorare di Elia in un futuro, che cosa ti piacerebbe esplorare di lui? Bella domanda. Mi piacerebbe esplorare un lato un po' più profondo di Elia, perché comunque si mostra sempre e viaggia, anche le sue battute sono molto spesso superficiali, quindi è uno che si ferma molto lì. La domanda mia da attore è perché si ferma lì? Quasi come se avesse una corazza, no? Che non ci fa Sì, entrare quello che c'è più a sì, sì, fondo. sì, sì. Può essere anche che a fondo non ci sia nulla.
Però mi interesserebbe quello, scoprire un po' più in profondità quali sono i motivi per i quali Elia si muove, cioè perché dice cose così, perché si comporta colà, perché magari nonostante questo rapporto, anche forse di sicurezza che ha con gli amici, con le ragazze, forse mascherata, forse una sicurezza mascherata, e questa... I miei interrogativi sono questi. Cioè, vorrei capire di più in generale del personaggio. Quindi sicuramente tutti vogliono una quinta stagione su Elia, quindi potrebbe essere interessante come cosa. Si può considerare una... A me farebbe molto piacere e sarei onorato di essere diretto un'altra volta da Ludovico, però in realtà farebbe piacere proprio che ci sia un'altra stagione di Scam in generale. Può essere di Elia, può essere di qualsiasi personaggio, perché Scam è il vero protagonista, cioè è unica, è per me un progetto unico. È un progetto unico e che sia Elia o che sia un'altra persona, per me un altro personaggio. Voglio vedere la quinta stagione. Guarda, siamo tutti d'accordo, anche perché poi diciamo che tutti i personaggi che non sono ancora stati tanto esplorati, penso a Elia, Federica, Luchino, ma lo stesso Filippo, cioè Silvia, sarebbe molto interessante sapere di più di tutti questi personaggi, quindi Assolutamente sì. avere una quinta stagione sarebbe interessante. Se potessi dirmi qualcosa che ti ha lasciato Scam di importante, Guarda. che cosa... Vado a prendere un attimo il caricabatterie perché mi si sta per spegnere il telefono e non vorrei fare PAM! Torno subito Va immediatamente. bene, intanto io intrattengo le persone. Vai, intrattieni. Vabbè, ragazzi, allora spero che vi stia piacendo questa diretta. Nel frattempo, ditemi se avete qualche altra domanda per Francesco, che ultimi minuti, perché non possiamo tenerlo qui in ostaggio per sempre. Però se avete qualche domanda, scrivetecela, perché nel frattempo chi si fosse collegato e non vede Francesco è andato a prendere il caricatore del cellulare. Non sono impazzita che faccio la diretta da sola. No, No, perché mi sono in immaginata, realtà. si collega adesso, vede me e il nulla, mi penso, ma che cavolo stanno facendo questi? Eccoci. Aspetta un attimo che mi attacco. Detta così è un po' brutta, però. Mi sono attaccato, eccomi qua. Che mi dicevi? Stavo chiedendo che cosa ti ha lasciato Scam, se potessi cercare di riassumerlo in qualche modo. Scam mi ha lasciato tante cose. La più importante, secondo me, è proprio la cultura del rispetto, del coraggio. Ti direi coraggio, perché a parte il fatto che proprio di per sé è un progetto coraggioso. Non so se mi vedi bene, sono pieno di foto qui, però non so dove mettermi. Questo è il mio Tranquillo, ti cane, vediamo benissimo. Vediamo sono anche il io. cane, proprio il cane dietro, che è comunque bel vedere. E ti direi, mi ha lasciato il coraggio di credere nelle storie, il coraggio di credere in se stessi. E soprattutto una cosa molto molto bella che fa sana è mettere in dubbio se stessi. Perché c'era un grande psicologo che io seguo molto che dice ogni volta che tu punti un dito, in realtà ne hai tre che puntano verso di te. Quindi prima di andare a cercare fuori, cerca qualcosa dentro. E Sana nel suo percorso lo fa ed è bellissimo. Ed è anche bellissima la relazione, l'amicizia e il dialogo che hanno con Martino, con Federico Cesari, che fa un po' da guida. Sì, la scena Quindi. tra Sana e Martino è una delle mie scene preferite in In assoluto. assoluto, in È assoluto. un capolavoro, quella scena. L'ho detto Sì, anche a Ludovico perché secondo me è proprio un capolavoro. ci sono dei dialoghi in Scam, la sceneggiatura, diciamo, nel toto. Forse è uno dei segreti vincenti di questa serie. Cioè, forse la sceneggiatura è realmente quello che fa la differenza, a parte le immagini, a parte le musiche bellissime. Però è scritta in maniera unica. È interessante, che non è facile, perché spesso
mi ritrovo a guardare cose non solo italiane, perché poi c'è anche questo nostro provincialismo di dire le cose italiane sono banali. No, non è vero, non solo le cose italiane. I progetti in generale, se fatti bene, sono belli. Se fatti un po' così, tutti possono essere brasiliani, americani, possono essere di qualsiasi nazione, ma a volte ti trovi a non reggere determinate scene perché i dialoghi appunto sono un po' leggeri, sciapiti. Invece Scamma ha questi dialoghi che sono di una potenza assurda. Una volta ne avevo parlato con Ludovica Martina di questa cosa, che lei diceva che sceglie i progetti soprattutto basati sulla sceneggiatura, perché in effetti è vero, perché se la sceneggiatura non c'è, puoi avere anche l'attore più bravo del mondo, ma non funziona, non girano le cose. Sì. Invece quando la sceneggiatura c'è, anche se uno è meno bravo, diciamo, però la sceneggiatura regge sulla... Credo sia una delle cose più importanti. È da dove nasce tutto in realtà. Anzi, ne approfitto per dire che proprio perché credo così tanto nella scrittura e negli sceneggiatori, che sto organizzando con la mia associazione un corso di sceneggiatura, soprattutto per i giovani. Perché c'è tanto bisogno di sceneggiatori, di persone consapevoli che scrivono un materiale interessante. Che immagino sia, perché prima ci chiedevano della masterclass, immagino sia questa a cui ti riferisci. Ah, sì, la masterclass è Ah, sia ok, sono mia due che cose di... diverse. Sì, Ok. io faccio una masterclass su come approcciare una scena, sull'analisi del testo e del personaggio. C'è uno sceneggiatore invece che si chiama Vito Contento, che fa questo di mestiere nelle accademie e che ci ha onorati della sua presenza nel corso, in cui io credo fermamente perché penso che la sceneggiatura sia quello che muove, è la struttura di un progetto, è come le mura fondanti di una casa. Che dici? Sei d'accordo? Non ti vedo No, no, perplesso. stavo leggendo sotto. Sì, io sono d'accordissimo, Ah, è assolutamente. vero, io mi dimentico ogni volta di leggere. Sì, poi vabbè, io comunque anche nella vita faccio la giornalista, quindi faccio la scrittrice, quindi per me la sceneggiatura è la cosa più importante, ovviamente. Per fortuna ci siete voi. Ascolta, Francesca, adesso oltre a queste cose che ci hai accennato, hai altri progetti in ballo di cui puoi già parlare? Guarda, non vedo l'ora di riprendere con il teatro. Intanto aspetta che mi stacco, tanto non dovrebbe morire. No, in realtà potrebbe morire perché fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, soprattutto della tecnologia. Non vedo l'ora di ripartire con uno spettacolo che si chiama Petrolio, con cui abbiamo girato gran parte d'Italia l'anno scorso. E dovevamo essere a Roma, dovevamo tornare a Roma a marzo, poi non è stato possibile, a marzo e aprile, e a luglio a Venezia, ma non è stato possibile. Quindi riprenderemo tutto, si rifarà tutto. E in più c'è una cosa che sto scrivendo. Per un progetto che quello è il mio grande sogno. Questo è un progetto di teatro che non dico un po' per scaramanzia, perché è una cosa per me, è la cosa più bella emotivamente e coinvolgente che io abbia mai fatto. E la sento così tanto. Ti dico che c'entra Gaber, che per me è una fede, e quindi sono immerso in questo. Nei pensieri, nella scrittura e nel ricercare materiale di Giorgio Gaber. Quindi, vabbè, in poche parole ho detto, però. Allora, non vediamo l'ora di. Speriamo che appunto che appena riaprono i teatri ci sarà la possibilità di Sì, io rivederci di questo qua. lo spero vivamente che questo progetto vada in porto perché. Ho riscontrato in tantissimi ragazzi giovani della mia età che c'è poca conoscenza di Gaber. E secondo me, nella cultura generale di ognuno dovrebbe esserci un po' di Gaber. Sono di parte, però insegna un sacco di cose interessanti e soprattutto insegna a ragionare con il proprio cervello, che è la cosa secondo me più importante.
Quindi per me sarebbe importantissimo farlo arrivare ai ragazzi, cioè usarmi da tramite, da collante generazionale. Sì, certo, perché magari se non, i tuoi genitori non ti hanno introdotto a Gaber, per esempio, io lo conosco bene perché mio papà era un suo grande fan, Eh sì. ovviamente, però non è qualcosa che magari scopri facilmente, soprattutto È vero. adesso. Sì. Va bene. Quindi verrai a teatro non appena. Assolutamente, faccio che vediamo a vederti. Ma invece una cosa che mi è venuta in mente è che ci hanno chiesto cosa state combinando con Michele Bravi. Quello non si può dire. Quello non si può dire. Abbiamo combinato una cosa. Ok, che vedremo presto, spero. Più o meno, Ok. più o meno. Sai, purtroppo con la pandemia si è fermato tutto, quindi fosse per me, però non è per me, quindi. Va bene, Francesco, ti ringrazio tantissimo, mi ha fatto super piacere chiacchierare con te. Piacere mio. Sono contenta che ce l'abbiamo fatta, organizzare questa live. E, Sì. vabbè, ovviamente ricordiamo a tutti che gli anni più belli torno al cinema, quindi ci Giorni sarà più belli, di torna vederti. al Io me cinema. l'ho perso perché volevo andare a vedere e poi è iniziata la quarantena, quindi non l'ho Ci ancora credo, visto. ci Quindi sono credo. Gli anni più belli tornerà al cinema, doveva tornare il 15 giugno, ma è stato posticipato al 15 luglio. E dopodiché sarà posticipato al 15 agosto. No, non in realtà. andrò mai a vedere i miei. Però oramai siamo pronti a tutto perché non puoi prevedere. Non puoi prevedere quello che succede, quindi dico sempre: tornerà al cinema, non si Prima o sa poi, quando, quando tornerà al tu cinema. tornerai a teatro, prima o poi, però quando succederà saremo tutti lì e saremo pronti. Bene. Va bene, grazie mille Francesco, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Ovviamente noi continueremo con questa serie di live e grazie a Francesco recupereremo tutti quelli di Scam che non ci hanno ancora risposto. Recuperatele perché a me piace vederli perché poi. Quelli che non mi hanno risposto così gli mandi un messaggio e facciamo più Dai, velocemente. perché si trovano sempre degli aneddoti interessanti che poi ecco, quando sono condivisi con terze persone sono ancora più belli, perché tu lo sai e lo vedi però da lontano, cioè sei distante e senti una cosa che riconosci, quindi chi ti manca? No, non me lo dire. Dico, queste cose si dicono in pubblico, però te lo Non scrivo, no, dico. scherzando. Va bene, grazie. Grazie mille, un bacione. Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.